Bentornati a edili.com. Nella puntata di oggi parleremo di come può l'edilizia diventare più verde, quindi più amica dell'ambiente, più sostenibile, in un'epoca in cui è sempre più urgente e importante far fronte agli sprechi e all'inquinamento. Seguiteci e scopriremo insieme un nuovo mondo edile fatto di materiali biosostenibili, riciclabili, riutilizzabili e di nanotecnologie. Come vanno incontro all'ambiente i materiali tradizionali dell'edilizia? Ma diciamo che negli ultimi anni i materiali da costruzione si sono occupati e si sono spostati nella loro tecnologia di produzione sempre di più verso processi sostenibili e verso quelle che sono le problematiche appunto legate all'ambiente. Perché lo hanno fatto? Perché i materiali da costruzione sono ovviamente tutti i materiali che necessitano di un processo di produzione energivoro e quindi hanno cercato con le tecnologie produttive di spostarsi verso consumi e impatti ambientali diciamo minori. Se prendiamo il caso del cemento o del calcestruzzo, nelle loro composizioni si è incrementata la quantità di materiale proveniente magari da altri cicli industriali, quindi materiali di scarto che abbassano diciamo così la quantità di materiale diciamo che richiede elevate temperature di cottura per essere prodotto. Nell'ambito ad esempio invece del calcestruzzo c'è sempre di più ampio uso di aggregati di riciclo che possono venire da demolizione di edifici diciamo dismessi o prodotti da demolizione magari a causa di eventi sismici e così via. Quindi il fatto che l'aggregato non sia più naturale ovviamente conferisce al calcestruzzo una maggiore sostenibilità. Se poi parliamo di materiali ceramici, abbiamo l'esempio dei laterizi, delle piastrelle ceramiche, anche questi prodotti che richiedono una elevata energia, diciamo perché i loro processi di cottura avvengono a 1000-1200 gradi, ma anche in questo ambito è stato fatto molto, sempre utilizzando materie prime che provengono o da riciclo interno o anche da altri processi industriali e efficientando tutto il processo di produzione, quindi anche sfruttando il calore generato dalla cottura per altre fasi della produzione come l'essiccamento all'interno dell'azienda. Ci può parlare dei materiali naturali per l'edilizia a minor impatto e del loro riuso? Le tipologie dei materiali sono le più diverse. Abbiamo il sughero espanso, come vediamo, che viene lavorato e sviluppato dalla corteccia del sughero. Abbiamo la canapa che si coltiva in agricoltura. Abbiamo la fibra di legno che si ottiene dalla sfibratura e dalla macinatura degli alberi o perlomeno delle parti degli alberi che non vengono utilizzati per fare la parte più nobile del legno. Questi materiali hanno la capacità di avere un alto calore specifico, quindi di riuscire ad assorbire molta energia prima di cederla e quindi di lavorare nel periodo invernale per quello che riguarda l'inerzia, quindi l'accumulo di energia che loro ricevono, e per il periodo estivo di riuscire a trattenere o incamerare molta energia prima di trasmetterla nell'ambito, nello spazio abitativo. La bontà di questi materiali è che possono essere utilizzati a 360 gradi nell'edilizia, sia nella parte interna che nella parte esterna, e possono essere riutilizzati, nel senso che una volta che il fabbricato ha raggiunto il suo fine vita, il materiale stesso può essere smontato, pulito dalle parti che sono state applicate in superficie e riutilizzato per quello che è una nuova costruzione. Per quelli che possono essere materiali come il sughero, possono essere riutilizzati sempre come pannello da isolamento.
Per gli altri materiali spesso e volentieri si va a smembrare la parte superficiale tipo fibra di legno o canapa e quindi si può usare un intercapedine in un tetto piuttosto che in altri utilizzi. Altro materiale che può essere utilizzato è il pannello di argilla, che è un equilibratore di umidità esageratamente efficace e poi ha tantissima capacità di accumulare energia prima di cederla, quindi fa da serbatoio inerziale. Questo pannello a fine vita del fabbricato può essere smontato e riutilizzato in un altro fabbricato. Se questo non dovesse avvenire, può essere tranquillamente messo nel giardino piuttosto che nell'orto di casa e diventa tranquillamente terra. Che cosa sono i nanomateriali e come favoriscono l'isolamento termico di un edificio? Allora, i nanomateriali sono materiali che hanno una dimensione attorno al milionesimo di millimetro, quindi materiali molto piccoli che non sono visibili ad occhio nudo ma solo al microscopio elettronico. Le tecnologie basate su questo tipo di nanomateriali sono in grande espansione proprio per le caratteristiche di questi materiali e in vari settori della tecnica, in particolare in questi ultimi anni anche nell'edilizia si stanno sviluppando molto perché i costi legati alla produzione di questi materiali stanno diventando diciamo compatibili col settore. Inoltre si integrano molto bene con i materiali che vengono utilizzati normalmente in edilizia e ne migliorano molto le caratteristiche. Facciamo un paio di esempi applicativi. Prendendo in considerazione il biossido di titanio può essere la nanoparticella di biossido di titanio, questa può essere miscelata negli impasti cementizi col calcestruzzo come filler per esempio e ne aumenta molto le proprietà meccaniche come la resistenza a compressione e la durabilità. I biossidi di titanio possono essere anche miscelati, dispersi in pitture per esterno e grazie alle loro caratteristiche di reflettività della luce ne aumentano molto le caratteristiche di isolamento termico migliorando le caratteristiche energetiche dell'edificio, ma anche essendo materiali fotoattivi hanno anche un'altra funzione che è quella di filtraggio dell'inquinamento ambientale. Un altro esempio applicativo è anche cambiando tipo di materiale, è quello dei nanofili di nitruro di silicio e vengono utilizzati per pannelli per l'isolamento termico. Grazie alle ottime caratteristiche di isolamento termico di questo tipo di materiali si ottengono dei pannelli che sono fino a 10 volte più isolanti termicamente di quelli tradizionali. L'Istituto Professionale Edile di Bologna ha partecipato alla progettazione e alla realizzazione di un'abitazione biosostenibile sull'Appennino Tosco-Emiliano, precisamente nel comune di Monzuno. Una casa interamente realizzata con materiali sostenibili. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. C'è una progettazione che parte appunto dallo studio del ciclo solare e quindi quello che gli antichi conoscevano perfettamente, cioè cercare di assimilare il calore solare invernale alle nostre latitudini e proteggersi dallo stesso calore in estate. La forma è fondamentale, quindi è una casa aperta molto a sud e chiusa a nord, e ha la peculiarità, come tutte queste case, di avere una progettazione particolare per gli sporti. Sappiamo che l'inclinazione solare, ad esempio, è bassa d'inverno e alta d'estate, quindi con uno sporto maggiore rispetto agli sporti del tetto che facciamo solitamente, noi riusciamo a proteggersi dal sole estivo e ad accogliere invece il più possibile il sole invernale. Tutto quello che è strutturale è stato esaminato anche nella scelta dei materiali, non solo nel loro dimensionamento. Faccio un esempio per tutti, il legno non è tutto uguale. In fondazione abbiamo delle palafitte in legno di castagno che grazie alla peculiarità di questo legno eccezionale, quindi la quantità molto elevata di tannino che ha, non marcisce a contatto con la terra ed è molto pesante. Altra cosa invece è la struttura del tetto, ad esempio, è stata fatta in abete che avrebbe dei grossi problemi a contatto con acqua e terra,
ma che è particolarmente leggero e flessibile, e quindi ci ha dato la possibilità di fare anche di dare anche delle forme sinuose e non avere spigoli all'interno della casa che possono dare dei problemi di condensa, possono dare dei problemi di muffa, però eliminando gli spigoli non abbiamo quel tipo di problema.